puoi sentire ma non puoi toccare, un materiale puro da manipolare come plastilina emozionale. Il suono primordiale senza notazione musicale, un territorio di confine con il mondo spirituale, un amico da trattare con rispetto perché può far male. Infatti il danno provocato dal suono non si può curare. Il suono è spirito, il suono è spirito, il suono è spirito, il suono è magico, il suono è spirito, il suono è spirito. Un materiale che si può piegare ad ogni tipo di esigenza commerciale. È così utile che puoi usarlo in guerra come nell'amore. Puoi usarlo per pregare come per bestemmiare. Per qualcuno è solamente un altro modo di mentire, un costume da indossare per sembrare un po' diverso, ma non dimenticare mai che è stato un suono a generare l'universo. Il suono è spirito, il suono è spirito, il suono è spirito, il suono è magico, il suono è spirito.